Il sottobosco criminale ha un solo obiettivo, estendersi, ramificarsi alla continua ricerca di spazi nascosti, di pieghe nelle quali insinuarsi, di risorse da depredare. Una tendenza costante che nei momenti di emergenza, quando al disagio collettivo si tenta di dare risposte efficaci e rapide, finisce per aggravarsi. È questo il quadro che l'allarme Covid, col suo bagaglio di sofferenza prima e l'ansia della ricostruzione poi, ha riaffermato con forza, specie in una materia vasta e articolata come quella ambientale. Ed è questo il perimetro in cui si è svolto il convegno organizzato nell'ambito della Fiera di Varese, alla presenza di interlocutori attivi su scala nazionale e a suggello di un'operazione trasparenza a cui hanno preso parte gli ordini professionali capitanati dagli avvocati. Durante il periodo di lockdown, c'è stata data l'opportunità di partecipare alla cabina di regia. Gli ordini tecnici professionali della città di Varese mi avevano individuato come rappresentante di tutti gli ordini, avevamo proprio fatto un tavolo tecnico degli ordini professionali che è servito proprio durante quel periodo a trovare una quadra su tutte le problematiche che i professionisti avevano e che ovviamente poi dovevano riferire anche ai propri clienti e quindi alla cittadinanza valesina. Nello specifico le criticità sono purtroppo numerose partendo dalla famigerata burocrazia, quella che allunga e complica gli iter procedurali rischiando di incoraggiare le scorciatorie proibite noi abbiamo verificato attraverso le inchieste della Commissione Ecomafie, compresa quella eh, recentissima che abbiamo concluso sulla emergenza sanitaria e eh, ciclo dei rifiuti tutela dell'ambiente che eh, favorisce questi fenomeni spesso la filiera lunga delle autorizzazioni eh, un eccesso di ehm, burocratizzazione, se la vogliamo chiamare così, preventiva, eh, induce alcuni soggetti ad abbreviare i tempi rivolgendosi a realtà criminali. Non c'è un automatismo in questo, però bisogna essere molto chiari su questo. Eh, più controlli, controlli efficaci, non vessatori nei confronti dei privati e delle aziende, ma efficaci. La sfida dei controlli ha già puntato i riflettori sullo smaltimento dei dispositivi di protezione, altra potenziale miniera d'oro per la delinquenza più strutturata, e ora guarda con apprensione alla distribuzione dei fondi in arrivo dall'Europa. Sicuramente il buon funzionamento della macchina amministrativa è il migliore deterrente per chi eh, nell'emergenza propone anche soluzioni eh, spesso illegali nella gestione dei rifiuti o nel tema, nelle tematiche ambientali più in generale. Il governo sta lavorando con il Parlamento per eh, mettere mano ad alcuni meccanismi che non funzionano. Il decreto semplificazioni è una prima risposta, ma io credo che la riforma vera della pubblica amministrazione, anche con l'innesto di personale nuovo, preparato, anche con le competenze digitali e tecnologiche necessarie per gestire questa fase debba essere uno dei pilastri delle riforme del recovery plan che il nostro Paese dovrà presentare all'Europa. A livello più interno invece ancora una volta la dialettica Stato-Regioni a fare la differenza, data la molteplicità degli enti e le conseguenti sovrapposizioni che generano conflitti e limitano l'efficacia degli interventi sui temi per esempio delle attività di bonifica o di, di indagine è evidente che ci sono le competenze ministeriali a cui, a cui spetta naturalmente le attività di previsione e di programmazione, poi ci sono gli interventi regionali a tal punto che poi si, è, si sono spaccati per esempio i siti di interesse nazionale, i cosiddetti SIN, dai siti di interesse regionale proprio per permettere un intervento più adeguato in ragione del principio di sussidiarietà, però spesso e volentieri questo confligge con i temi finanziari e quindi con le esigenze economiche e finanziarie per rimediare ai disastri ambientali che spesso volentieri l'uomo compie e questo provoca poi questo conflitto con Stato e Regioni proprio per reperire le risorse e i tempi di realizzo di quelli che sono gli interventi più immediati e più urgenti.